una soglia epocale, grandiosa, entusiasmante se la riuscissimo, se la riusciremo a vivere con la potenza che essa richiede. Noi oggi dobbiamo capire che i processi di trasformazione ci coinvolgono innanzitutto in prima persona, siamo innanzitutto noi gli ultimi uomini. Abbiamo subito un colpo di Stato, per questo molti sono disoccupati, per questo molti giovani non trovano lavoro. E allora vogliamo andare a vedere come inizia la Costituzione italiana. Dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Perché per ragioni politiche ci si può uccidere, si può morire? Perché? Decidere chi governa è qualcosa che ha attinenza con chi governa l'anima. Allora la questione diventa molto molto personale e vitale, cioè chi regna dentro di me? Chi deve avere il governo della mia vita? Santo cosa vuol dire? Colui che diventa pienamente umano. Perché io dovrei voler diventare mezzo uomo, mezzo umano? Perché vorrei essere pieno di spazzatura nel mio interno? Perché mi fanno credere che noi siamo quello, ma non è vero, non è vero. Noi possiamo essere persone che diventano integre. Devono essere anche all'interno delle organizzazioni, dove si sviluppa la personalità. E oggi li si vuole separare proprio perché siamo alla fine. Così come si vuole separare tutto. Ma in realtà la questione politica è una questione spirituale. Non sei un io autistico che ti rapporti agli altri che sono tutti separati da te. Cioè noi viviamo una vita tanto più ricca quanto più lunghe sono le persone.